C'è molta delusione, perché anche oggi meritavamo di vincere, andiamo a casa con un punto solo, e per cui ancora una volta è stato vanificato tutto il lavoro che abbiamo fatto e che avevamo riproposto bene durante la partita. Sì, ci mancano dei punti, di solito dico che uno ha quello che si merita. A Varese abbiamo vinto, eppure abbiamo due punti in meno. Oggi abbiamo fatto un errore e abbiamo pagato caro, non si può. Le partite devono finire 1-0 e oggi non è stato così, paghiamo una disattenzione in questo periodo. Basta fare mezzo errore o uno per non riuscire a vincere. Era uguale a noi e a loro e quindi inciso sul bel gioco che non ci poteva essere, inciso sul tipo di partita che andava fatta e siamo riusciti forse ad affrontare meglio da questo punto di vista l'incontro, però ripeto, stiamo qua a parlare di niente perché è finita 1-1. No, chi attacca fa gol e poi deve finire la partita 1-0, non c'è niente da. Cioè non c'entra la fatica, non c'entra chi ha speso di più, chi ha speso di meno, perché non c'entra. Oggi abbiamo fatto un errore, abbiamo pagato caro e non dovevamo farlo. No, dispiace perché potevamo essere un po' più tranquilli con i punti in più, ma con i se, con i ma non si fa nulla, quindi come sempre torneremo a lavorare domani per portare avanti per riuscire a raggiungere insomma gli obiettivi che ci siamo prefissati, uno in particolare che è la salvezza. Non, ti dico onestamente, non lo so, dovrei rivedere perché dal campo non è facile, è stata se non sbaglio una respinta e poi c'è stato questo inserimento di Caprari, mi sa che c'era anche Cutolo vicino, forse in fuorigioco, non lo so, quindi la dinamica precisa non ce l'ho in mente, non saprei analizzartela in maniera lucida. Da domani insieme a Dario Rossi e al mister vedremo cosa abbiamo sbagliato. Sicuramente c'è un errore, perché se prendi gol o succede come a Varese, se no vuol dire che un errore piccolo o grande l'hai fatto, soprattutto per lasciare un giocatore da solo davanti al portiere. Non so, a Varese ha fatto parecchio male, tanto. Oggi, se non altro, possiamo fare un mea culpa piccolo, ma possiamo fare un mea culpa. A Varese fa male, però fa male sempre perdere al 90, cioè pareggiare al 90. Bene, grazie a voi.